Il 10 di Controllo. ottobre avete visto anche tanti giovanissimi che sono stati premiati. Due di Coppa Seniores, settore femminile in questo caso ovviamente, per quanto riguarda dopo il 2 di punta Juniores maschile ci gettiamo adesso nello Iole femminile. 1000 metri anche in questo caso con l'Acqua 4 Sport Club Renese, eccoli i colori, ormai insomma, si riconoscono, che lotta con l'Acqua 7 di Canottieri di Corgeno e poi si fa vedere anche in Acqua 2 Murcarolo. Per quanto riguarda Sport Club Renese, in barca ci sono Giuliano Seda, Giulia Rossetti, Alessandro Santaterra per quanto riguarda il timone, per questo due di coppia. E poi abbiamo per i canottieri di Corgeno Ambra Roversi, Silvia Magni, Dario Corti al timone, Murcarolo invece con Federica Torriesi, Benedetta Bellio e Sara Nataletti, timoniere. Gli altri sono i canottieri di Aurora, canottieri Aldo Meda Cima, canottieri Murcarolo, l'altra imbarcazione ovviamente, poi Agostino Moltedo di Miriam Trenta Lanchia e Chiara Maddalo, Emanuele Quando tornate al volo, Della Pina invece al timone. Ed eccola qui, Murcarolo, Federica Torresi, Benedetta Bellio e Sara Nataletti, grande gara stanno effettuando. Occhio però alla punta dell'Acqua 4, quella di lo Sport Club Renese, che ha, sono più o meno lì in linea, diciamo, molto vicine le prue, sulla stessa linea, almeno ottica, poi è chiaro, sempre un po' complicato andare a vedere bene. Ed ecco qui l'Acqua 2 anche che va all'attacco con Federica Torresi e l'Abellio di Corgeno, del club renese, pardon, Giuliano Seda e Giulia Rossetti in Acqua 4, che hanno un po' di difficoltà, mi sembra, in questa parte. È difficile aver ragione dello Sport Club Renese di Giuliano Seda, Giulia Rossetti e di Santaterra e anche della canottiera di Corgeno, ovviamente. È certo che Stefano Melegardi sta facendo un gran lavoro con queste ragazze, è una lotta strepitosa, veramente la gara forse più bella vista fin qua, tutte molto belle. Qualcosa in più perché sono lì, la tenacia poi insomma classica che hanno le donne nello sport e non soltanto, e qui si vede tutta la tenacia nel non voler mollare, nel cercare entrambe di vincerla. Murcarolo e Sport Club Renese, veramente bella. Murcarolo in vantaggio adesso di mezza barca più o meno per questa bellissima gara di 1000 metri Iole. Vantaggio adesso, guardate che bello spunto che ha Murcarolo, veramente stringono i denti, avete visto Federica Torresi distrutta dalla fatica, qui diciamo, cercano di recuperare il timoniere che vuole dare qualche spunto, ma ormai siamo negli ultimi metri, la prima prua ad arrivare è quella di Federica Torresi, Benedetta Bellio e Sara Nataletti al timone e poi argento per Noseda Rossetti e Santaterra, bronzo per l'Acqua 7, eccola che arriva, Ambra Roversi, Silvia Magni e Dario Corti al timone, complimenti a loro, complimenti a queste ragazze e ripetiamo a Stefano Melegari che le allena. Veramente grandi risultati in giornata peraltro perché è il terzo titolo italiano per le donne genovesi oggi, insomma gran risultato. Prima, seconda e terza l'avete viste, oro, argento e bronzo. Andiamo al 4 di punta senior. Quattro di punta senior maschile. Cinquecento metri per questa specialità. Con le imbarcazioni sono veramente tante. Cervignaga, Club Renese, Murcarolo, Falco della Rupenesso, canottieri di Corgeno, Sestri Ponente, canottieri di Voltri. Ovviamente, guardate Acqua 3, Acqua 2, Acqua 6, Acqua 7, tutti lì molto vicini adesso, Acqua 4 più attardata. Quella sicuramente che ha almeno meno spunto, brillantezza nel partire. Bene Acqua 3. Partita la grande, Falco della Rupenesso con Matteo Boleso, Dario Botta, Massimo Gilardoni, Stefano Silva e Giacomo Leone al timone, grande partenza, vedremo se non pagheranno questa partenza, forse un po' avventata all'inizio. Bene Acqua 2 anche, Murcarolo, Augusto Zamboni, Enrico Perino, Francesco Malerba, Paolo Sciutto e Sara Nataletti, che spesso vediamo insomma in gare di canottaggio, per questa specialità Iole, 1500 metri, 4 di punta senior maschile, con Germignaga, il tecnico Felice Bogni, che prova a portare
proverà a far sua la gara. Guardate già che grande insomma vantaggio che ha preso rispetto anche allo Sport Club Renese. Eccolo qui al secondo posto in acqua 6, Sport Club Renese acqua 7, quindi per Germignaga di Felice Bogni, il presidente Mauro Cade chiaramente. Sport Club Renese, ricordiamo peraltro, è stata campione italiano nel 2009 e questi ragazzi cercheranno di togliere quel titolo per prenderselo loro. Vogliono provare a confermare il titolo Sport Club Renese, ma sarà difficile perché è veramente Germignaga molto determinato a vincerla questa gara. Guardate che bell'arrivo, bella parte finale. Sono rimaste queste due imbarcazioni perché poi abbiamo in acqua 2 Murcarolo che lotta con l'acqua 3 per l'eventuale bronzo, ovvero con il Falco del Rupenesso. Murcarolo e Falco del Rupenesso per il terzo posto. Canottieri Germignaga, Sport Club Renese con la vittoria di Germignaga che quindi strappa il titolo italiano. Allora, Sport Club Renese, bene Cristian Papa, Fabio Porcelli, Luca Cadei, Michele Peretti e Matteo Personeni, complimenti a loro. Poi Renese con Alessandro Adducci, Davide Poyer, capito, l'abbiamo visto il singolo, Yuri Sartori, Carlo Stradella ed Edoardo Riva. Terzo posto per Murcarolo, Augusto Zamboni, Enrico Perino, Francesco Malerba, Paolo Sciutto e Sara Nataletti. Bella gara, nulla da dire anche in questo caso per questo 4 di punta senior maschile. Tra poco andremo a vedere il singolo junior, probabilmente maschile 1000 metri, ed eccoli tutti gli altri con l'ultimo arrivato in canale acqua 4 e cantieri di Voltri, Germignaga.